Benvenuti in un altro capitolo di Viaggio nel tempo, nell'esplorazione della storia, dei personaggi storici, delle battaglie, delle guerre, dei grandi amori, delle rivoluzioni che ci sono state nel passato. Svelare il passato per vivere meglio il presente, non lo so, ma comunque scoprire il fascino di quello che è successo prima di noi è sempre stata una mia passione che voglio condividere con voi. Oggi, più che a un fatto, un avvenimento, a un personaggio, voglio dedicare qualche minuto per dare un'uniformità di pensiero su quello che è lo storico, sul personaggio dello storico o anche sul come pensa e agisce uno storico. E questa cosa la voglio fare cominciando da una citazione dello storico e filosofo Will Durant, che dice che la nostra conoscenza di qualsiasi evento passato è sempre incompleta, probabilmente imprecisa, offuscate da prove ambivalenti e storici di parte, e forse distorta dalla nostra stessa parte patriottica o religiosa. La maggior parte delle storie è supposizioni e il resto è pregiudizio. E questo, diciamo, è una sintesi un pochino di quello che è lo storico. Lo storico deve affidarsi a delle fonti, a dei documenti, ma molto spesso anche stesso queste fonti non sono sempre precise. I documenti possono essere apocrifi, inesatti, e chi ha redatto la storia in qualche modo può essere una storia di parte, ci può presentare gli eventi, gli avvenimenti in una maniera distorta, in una maniera imprecisa. Per cui il lavoro dello storico è un lavoro che io reputo molto vicino a quello dell'investigatore, cioè nel senso che deve cercare di mettere insieme parti di un puzzle, c'ha delle fonti, delle testimonianze, dei fatti, dei documenti ufficiali, deve cercare di mettere tutto quanto insieme per cercare di dare una versione quanto più possibile veritiera di come si sono svolti i fatti. Ma è un'impresa difficile perché ci sono molti fattori che vanno ad inficiare questa volontà, anche se tutto è fatto in perfetta buona fede. Diciamo quali sono le difficoltà principali che uno storico affronta nel suo lavoro. Principalmente si parte dalle influenze personali e in pratica tutto le nostre esperienze, il nostro vissuto, ma anche la formazione culturale, le opinioni che noi abbiamo sul mondo, sulla vita, ma anche su quelle che sono le convinzioni religiose, quelle politiche o anche patriottiche, possono influenzare quello che leggiamo e quello che studiamo. E quindi il primo sforzo che deve fare lo storico non è tanto l'obiettività, che probabilmente è una chimera, un'utopia, o almeno è un qualche cosa molto difficile da raggiungere, ma essere consapevoli, cioè essere consapevoli, avere la consapevolezza che nel proprio giudizio la propria esperienza, il proprio vissuto, il proprio passato avrà un peso. Quindi esserne già consapevoli diventa il primo passo importante che lo storico deve tenere da conto quando racconta i fatti del passato. Un'altra insidia che si presenta sul cammino di chi cerca di parlare di storia è la semplificazione, la tendenza a semplificare, la via breve, cioè un comportamento, un avvenimento. Tendiamo a non approfondire, tendiamo praticamente a fare un po' come il rasoio di Occam, cioè scegliere quella che ci sembra l'ipotesi più facile, quella più immediata, e anche se questa strada in generale porta anche dei buoni risultati, l'eccessiva semplificazione, la mancanza di approfondimento porta a molti errori di valutazione. Un altro aspetto che bisogna valutare, bisogna tenere presente nella valutazione dei fatti storici è il presentismo, cioè il presentismo nel senso di cercare di vedere il passato
filtrandolo attraverso la lente del presente. Cioè, si parte praticamente a ritroso, nel senso che si parte dal presente e si cercano di far concatenare gli eventi a ritroso fino ad arrivare a dare una spiegazione di un evento del passato, anche molto, molto remoto. E questo è un errore, perché quello che è successo dopo è frutto di tante circostanze, di tanti dettagli, di tante altre situazioni, ma tante, tantissime migliaia. Per cui cercare di spiegare il passato partendo dal presente è un errore, ma è un errore che molti storici fanno. Ed è un conto su cui i storici devono fare, devono, è un punto su cui i storici devono fare i conti, quello di non cadere in questo tranello e non cadere in questa trappola. Un'altra cosa da tenere presente è che lo storico deve avere sempre davanti a sé come diciamo pietra miliare è il contesto storico. L'analisi delle fonti deve essere sempre filtrata, tenendo conto del periodo storico in cui i fatti vengono descritti, oppure del periodo storico in cui essi vengono raccontati, che non sempre è coevo con i fatti, anzi, raramente lo è. Affermazioni che al giorno d'oggi potrebbero sembrare anche scandalose, inopportune, potrebbero invece avere un senso logico se rapportate alla loro epoca. Il passato quindi deve assumere una connotazione in riferimento ai tempi in cui si sono svolti i fatti. E questo è un qualcosa di cui lo storico deve tener conto, no? Perché altrimenti si può lasciare influenzare e torniamo di nuovo al presentismo, da quello che sono i fatti del presente. Quale deve essere però l'atteggiamento che deve avere lo storico quando consulta delle fonti, quando legge dei libri, delle testimonianze, dei memoriali? Il cosiddetto atteggiamento negativo, questo forse è l'atteggiamento migliore, un atteggiamento critico che deve avere lo storico, proprio come dicevo io, come quello del criminologo, no? Le fonti vanno indagate, vivisezionate, approfondite. La posizione dello storico quindi deve essere diffidente nei confronti delle fonti, cercando in questo modo di riuscire a carpire i fatti veri e i fatti autentici che all'interno di esse. Quindi il mestiere dello storico è un mestiere sicuramente difficile, perché a parte il fatto che comporta grande fatica, perché comporta anche il fatto di dover leggere un sacco di libri, un sacco di fonti per essere aggiornato e poi anche di dare un'occhiata a tutti quanti gli studi successivi, alle altre tesi che ci sono, o anche a ulteriori scoperte di altre fonti, magari presenti in biblioteche che non erano state esplorate, però è un qualche cosa comunque è un mestiere affascinante. Io non sono uno storico di professione, però sono un grandissimo appassionato di storia e quindi mi piace scavare nel passato e mi piace anche raccontarvelo. Cerco di far diventare questa mia passione per la storia è un hobby di divulgazione, quindi mi appassiono a raccontare le storie che più mi piacciono, soprattutto quelle di Napoleone, a cui è intitolato il canale. E comunque, insomma, la raccomandazione di tutti gli youtuber, no, come si chiamano, è quella di iscrivervi al canale per un solo grande motivo, che non è quello di vedere crescere i numeri, ma di avere una testimonianza diretta dell'interesse che avete nei confronti di quello che faccio, per non lasciare la cosa abbastanza fine a se stessa. Grazie comunque sempre della visione e dell'attenzione e dei commenti che mi vorrete dedicare.